Ragazzi, vi inviterei ad abbassare la voce perché l'audio già non è, diciamo, eccezionale. Dopodiché, diciamo, se alzate troppo la voce, non. Allora, passo la parola al colonnello Mozzuboli. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare il dottor Cotroneo per averci dato l'opportunità di incontrarti. Come stava dicendo il dottor Cotroneo, sabato a Caivano si terrà un'importante manifestazione che organizziamo ogni anno. Si chiama Esercito e Sport. Questa attività vedrà coinvolti tutti gli atleti del Centro Olimpico Sportivo dell'Esercito, atleti che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi, atleti di fama internazionale e atleti di varie discipline, atletica, taekwondo, karate, scherma. E durante questa giornata gli atleti daranno la possibilità a ognuno di loro o di quelli che parteciperanno di cimentarsi nelle varie discipline e soprattutto di avere un approccio nella disciplina che rappresenta. C'è l'opportunità con gli atleti di atletica leggera di fare delle simulazioni delle partenze dai blocchi di partenza e di misurare la velocità con i telemetri laser. Sarà interessante, penso, per tutti quanti poter trascorrere una giornata con dei campioni che fanno tantissimi sacrifici e noi siamo orgogliosi che questi campioni indossano la nostra uniforme. L'attività inizia alle 10 a Caivano, siete tutti quanti invitati e spero che ci sia una forte rappresentanza di questo liceo che è fantastico. Grazie della vostra attenzione. Io ci ho tenuto che venisse perché in pratica conoscere quello che lo Stato Maggiore Esercito propone può essere per noi un'opportunità, no? Allora, voi sapete che io quando avevo la vostra età, avevo finito di fare il liceo scientifico, ho fatto il concorso come allievo ufficiale. Praticamente questa cosa mi ha permesso di diventare un ufficiale dell'artiglieria. Poi sono andato a fare il paracadutista e all'interno dei paracadutisti ho fatto l'atleta e sono andato girando dappertutto. Sono stato in Canada, sono stato in Olanda, all'isola d'Elba per fare i campi, in tutta la zona di Orvieto, insomma. Praticamente per me si è aperta, diciamo, tutta una serie di opportunità. Però dopo aver imparato tutti, no ragazzi, abbassate la voce perché cioè, io devo alzare la voce perché voi alzate, no. È perché poi adesso che viene Angela, poi che succede? Che diciamo, ragazzi, allora. Dopo aver imparato tutto quello che è necessario per distruggere, no? Perché sotto l'esercito si usano i proiettili, si usano le granate, insomma. E ho detto no, voglio capire come si costruisce. E già mi ero iscritto ad architettura e voi non avete idea com'è difficile costruire, perché a distruggere non ci vuole niente. No, prendo una cosa e la faccio saltare in aria, no? Vedete quello che sta succedendo in Palestina. A distruggere è anche complicato, ma non ci vuole niente rispetto a costruire, che è difficilissimo, no? Allora voi vi trovate in questa scuola, diciamo, no, che è molto molto bella. Ma secondo voi, diciamo, è una cosa semplice costruire questa cosa così? Il nostro progettista si chiama Vladimiro D'Agostino, è un professore.
Allora, vedo che sta arrivando la nostra vicaria, la professoressa Maria Rosaria Carini, che rappresenta il museo. Allora, adesso ancora non ci manca, no? Perché ci ha organizzato sempre tutto lei, insomma, quindi per noi è tutto normale. Fra poco soffriremo la sua mancanza. Allora, due parole alla vicaria. Ciao ragazzi! Sapete già che mi fa piacere essere qui, però insomma è solo per oggi, perché ci sto. E niente, siete bellissimi come sempre. Mi mancate, devo dire la verità che mi mancate, però state bene anche senza di me, va bene? Siamo qua e siamo qua insieme. Buona giornata, ciao! Allora, sì, se vi accomodate, io... Sedetevi, allora, passo la parola alla professoressa Capone. Buongiorno a tutti, chiedo agli ospiti di sedersi. Il panorama della box
Italia e per quali ragioni, quali sono le motivazioni che l'hanno indotta ad una scelta che sicuramente è dirompente e in controtendenza. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto ciao ragazzi, è sempre un piacere rivedervi. Diciamo che ogni sport è a sé bellissimo, no? Io sono sempre convinta che chi fa sport ha un valore aggiunto. Quindi è vero che lo sport come il pugilato viene visto al maschile, no? Viene visto sempre come uno sport maschile. E abbiamo battuto queste dinamiche, io e le mie colleghe, combattendo e lottando e vincendo su quel ring. Quando da piccola mia mamma, che mi sognava come una danza, cioè a farmi fare danza, ma mio padre e mio fratello facevano già questo sport, il pugilato, e ho seguito le loro orme. È iniziato tutto in breve tempo, la mia carriera è iniziata da piccola, io avevo 13 anni quando sono salita per la prima volta sul ring, anzi 12 anni. E a 14 anni ho vinto il mio primo titolo europeo. Come esperienza personale, come dico sempre anche ai ragazzi, no? Perché poi quando incontro voi giovani, per me voi siete il futuro, quindi il futuro inizia oggi e non dovete pensare come vabbè è presto per pensare al mio futuro, no, il futuro inizia oggi, quello che seminate oggi, quello raccogliete. Mi sono avvicinata a questo sport e ho sacrificato tutta me stessa per poter diventare campionessa europea, no? Nessuno credeva in me, avevo solo 4 match quando ho iniziato a fare il pugilato. E tutti mi dicevano no, è difficile non andare a fare questo europeo. Mio padre, la mia famiglia, i coach che mi assistevano hanno creduto in me. E sono diventata campionessa europea battendo la campionessa del mondo in carica. Quindi con questo cosa voglio dire? Che dovete sempre credere in voi stessi e non dovete mai arrendervi, e se le persone vi dicono che non ci riuscite, voi non ci dovete credere, dovete credere solo in quello che credete voi. Sindaco. Allora, sindaco, prego. Allora, il nostro sindaco è sempre presente e ieri stava in città metropolitana per i problemi delle scuole e oggi sta con lui. Ci ha tenuto a venire, si è precipitato, cioè, l'ha saputo per tempo, comunque si è liberato dai suoi impegni per salutare Angela, per onorare questo appuntamento per lo sport. Sindaco, passa a lei la parola. Passa a lei la parola. Una curiosità per Angela, per tutti quanti noi, rinnovo la richiesta di silenzio, grazie. Ho una curiosità per Angela, molti di noi praticano sport, anche io frequento una palestrina sotto casa e per noi lo sport è svago, è tempo libero e distrazione. Tu che cosa fai nel tempo libero? Allora, lo sport, vabbè, io faccio solo sport. Allora, io ho avuto la fortuna di essere nella la fortuna, ho sudato tutta me stessa per indossare questa divisa che oggi indosso con onore. E come vi dicevo, lo sport è importante perché mi ha permesso di entrare in un gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Mi ha permesso quindi di avere un lavoro e di poter continuare a sognare. Io lo sport lo vedo come una fonte di forza interiore, no? Come se ti fa migliorare giorno dopo giorno. È come se, almeno per me,
quando io mi alleno scarico tutte le mie forze, le mie emozioni, anche se un giorno va male, io facendo sport mi sento meglio con me stessa. Quello che penso è che fare sport sia importante perché aiuti i giovani a migliorare la loro forza interiore, aiuta ad essere più concentrati, perché lo sport richiede tanta concentrazione, richiede tanta determinazione, richiede tanta dedizione, e quando si fa uno sport a livello agonistico bisogna avere tutte queste caratteristiche. E poi lo sport mi ha aiutato ad andare avanti, no? Perché diciamo io ho superato tante battaglie, no? Nella mia vita, quindi ho superato, per fortuna non fisiche, le ho superate mentalmente, no? Perché ho perso mio padre durante le Olimpiadi di Tokyo. Sapere come difendersi è importante per la propria incolumità fisica. Lei in un'occasione facendo servizio, era fuori servizio, era sul treno e c'era una signora con un passeggino, con un bambino, insomma, e si sono avvicinati due che scottevano, che diceva dammi la borsetta, insomma, che vuoi, eccetera, eccetera. Lei ha detto.
verso chi ci circonda. Sono le regole fondamentali della palestra, le regole che vanno rispettate. Lo sport si fa in palestra, non fuori dalla palestra, solo in caso se purtroppo ci succedono delle situazioni dispiacevoli al di fuori della palestra. Lo sport, come lo sport da combattimento, come il pugilato, vi può insegnare la disciplina, il rispetto, la dedizione, il sacrificio, la determinazione. No, ancora non sento. Ok, adesso ci siamo. Sono dimenticato il discorso. Allora, quello che vi stavo dicendo è che io nel pugilato ho trovato a conoscere la grinta. La grinta per me è stata fondamentale, perché l'ho portata anche nella vita, è quella che mi aiuta ad affrontare anche le giornate notte. La determinazione, la serietà, la costanza sono tutte cose che lo sport mi ha aiutato a conoscere, e così spero che anche voi possiate conoscere queste caratteristiche fondamentali che vi possono accompagnare in qualsiasi vostro ostacolo o cammino della vita. Conciliare sport e studio è difficile, lo so, io ho fatto il liceo scientifico e vi posso assicurare che ho fatto tantissimi sacrifici per poterlo fare. Alle 6 del mattino facevo allenamento, poi andavo a scuola, uscivo dalla scuola, andavo a studiare a casa, cioè pranzavo e poi ritornavo in palestra. Mi sono allenata sempre costantemente per cosa? Per raggiungere gli obiettivi prefissati. Oggi sono una donna di 26 anni che, se guardo il mio cammino, dico quanta strada che ho fatto, lo rifarei ancora una volta. Non è stata facile, ma sono consapevole di tutto ciò che porto dentro di me, di tutto quello che ho costruito, e che oggi, quando vi rivedo, mi guardo con gli occhi di quella bambina, di quella ragazzina che cercava di capire il proprio futuro. Quindi oggi, con quello che voglio trasmettere a voi, è di provare almeno a credere nella bellezza dei vostri sogni, di andare sempre avanti e di non farvi abbattere da nessuno, perché è una cosa che io ci tengo tantissimo: non fatevi mai abbattere dalle persone negative, dalle persone che non credono in voi. Voi dovete credere in voi stessi, e ve lo ripeterò sempre, perché l'ho superato sulla mia pelle ed è stato difficile, però sono andata avanti. Ho una grande famiglia alle spalle, sono fortunata, ho una famiglia, persone che mi amano, però l'unica cosa che mi ha aiutato è credere in me stessa e rialzarmi ancora una volta.
e oggi sono qua. Ad essere a farmi condizionare da chi mi circonda, mai.
l'ho sempre pensato con il mio pensiero, quindi ho sempre detto salgo su quel ring perché lo voglio, sono qui per combattere per un sogno e l'ho fatto. Le parole sono state strumentalizzate e anche tanto, anche un mio semplice dire adesso mi riposo e voglio stare un po' con la mia famiglia, hanno subito detto, Angela Carini ha detto addio alla box. Invece no, sono ancora qui che continuo a sognare, sono ancora qui che continuo a combattere per quel mio sogno, perché fra 4 anni ci sono le Olimpiadi e io voglio ancora sognare. Grazie a te. La nostra professoressa Carini vuole intervenire. Nella domanda della nostra bellissima e bravissima alunna è venuto fuori un binomio, strumentalizzazione politica. È un binomio molto forte, sapete benissimo che ci tengo per voi e a quella che è la vostra crescita sana. Come futuri cittadini consapevoli, vi chiedo soltanto una cosa, seguitemi, sarò breve. Voi siete giovani, succedono dei fatti, ci sono gli adulti che guardano, ci sono dei settori sia economici che politici, anche umani e personali che non bisogna trascurare, perché l'interesse personale di ogni anima è capace di rivoltare il mondo. Non dobbiamo mai dimenticare che c'è la libertà di parola e di pensiero, quindi noi non dobbiamo mai permettere a nessuno né di poter rimanere in silenzio, né di poter parlare e né di poter pensare. Qualcuno dice sì, ma tu hai pensato, fermati, perché parlo e non vengo molto compresa, poi figuriamoci se leggete il pensiero. Io ero a Parigi con Angela, questa cosa la voglio affrontare perché tutti tacciono su questa cosa e col permesso del preside, posso preside? Io ero a Parigi con Angela, eravamo la madre di Angela, il fratello, io e mio marito, 4 l'abbiamo accompagnata. Dopo quell'incontro c'è stato il deserto. In quel momento del combattimento, a me non sono mai interessate le correnti politiche. Io sono vissuta in una famiglia dove mio padre poliziotto era di destra, mio suocero era monarchico, l'altro mio nonno era comunista della falce e martello. Quindi siamo cresciuti liberi di scegliere i nostri credi. Io più che credere nella bandiera politica, credo nelle persone. Non sto a guardare chi un'azione, io guardo all'azione che qualifica la persona. Angela appartiene alle Fiamme Oro, è una poliziotta prima di essere un atleta. Il presidente del consiglio, a me non interessa se è di destra o di sinistra, se sia uomo, se sia donna, se sia omosessuale, a me non interessa, ogni anima ha la facoltà di vivere in piena libertà. Angela è un militare, il presidente del consiglio l'ha mandata a chiamare e ha mandato una persona, ricordatevelo questo nome, non ve lo farei mai se non meritasse il dovuto rispetto. Il ministro Abodi, un signore, è stato a fianco a noi, ci ha sostenuto, lui e la sua scorta, ci ha seguito come se fosse stato mio fratello, il padre di Angela, l'ha portato
Meloni, la quale è stata una donna squisita, l'ha accolta e ci ha sostenuto. Voi ditemi una cosa, ma è di destra, è di sinistra, è di centro, è di sopra, è di sotto, ma a me che me lo fa? A me cosa importa? Dov'era la sinistra? La mia amata sinistra, dov'era? Hanno messo la testa sotto la sabbia e si sono nascosti. Allora, siete giù? Ce la portiamo dentro tutti gli insegnanti, tranne qualcuno, ma non è più la sinistra di un tempo, è il Partito Democratico, non è sinistra. Io non ho mai fatto politica nella scuola, i miei ragazzi non mi hanno mai sentito parlare di politica, adesso non sono in servizio, sono libera cittadina e ringrazio il preside Cotroneo per avermi dato la parola. Grazie. Allora, voglio dire la mia. Queste sono le Olimpiadi peggiori in assoluto alle quali ho assistito, perché le Olimpiadi sono nate per unire i popoli, per gioire insieme, per gareggiare. Ma se io ho la bicicletta e tu c'hai la Ferrari, dove gareggiamo? E praticamente sono riusciti a far dormire male gli atleti sui letti di cartone senza diciamo un condizionatore, perché lì faceva caldo. Addirittura gli atleti sono andati e si sono andati in albergo con condizionatore, perché dice io non ce la faccio, insomma, stanno 40 gradi. Sono riusciti ad offendere la religione, ad offendere il vivere comune, hanno esaltato la pedofilia, la omofobia e la perversione. Addirittura vi dico che cosa è successo. Irma Testa, il primo round 10-10-9-9, la concorrente 9-9-9-9, quindi 1-0, giusto? Secondo round, Irma Testa 10-10-10-10-9. Bene, comunque insomma, secondo round l'altra 9-9-9-10, quindi 2-0. Siccome i round sono 3, al terzo round chi ha vinto? Non ha vinto Irma Testa, l'altra. Allora ho saputo che la commissione è stata sostituita al momento per corruzione. Allora, nello sport non ci può essere la corruzione, non ci può essere la corruzione, lo sport è sport, ok? Grazie. Allora, chiedo scusa, ringraziamo gli interventi del preside, della professoressa Carini, e restituisco la parola alla protagonista del nostro incontro, la quale vuole esprimere anch'ella la sua opinione in merito ai recenti fatti, e non credo che sia da trascurare. Allora. Ragazzi, dovete fare silenzio anche perché bisogna poi coinvolgere, abbiamo qui il privilegio di avere il nostro primo cittadino e gli vorrei porre un quesito, così come al colonnello, quindi... Io voglio solo dire alcune
Le parole fanno male, fanno malissimo. A volte possono veramente distruggere la vita delle persone. E io sono stata circondata da tante parole negative, tante critiche, ma anche tante persone che mi hanno voluta bene e mi hanno riempita di parole di gioia, no? Quello che voglio trasmettervi è che non seguite tanto la massa. Dovete viaggiare e pensare con la vostra mente, non perché l'altro dice una cosa su Angela Carini, tutti contro Angela Carini, no, andiamo tutti con Angela Carini, no, adesso Angela Carini deve essere insultata, no, adesso Angela Carini dobbiamo dare amore. Io non sono un giocattolo, io sono un essere umano. E le parole fanno male, malissimo. E quello che ho superato, l'ho superato nella mia massima riservatezza, silenzio. Dopo le Olimpiadi, come avete visto, sono sparita dal social. Mi sono chiusa nel mio silenzio, sono andata avanti con la mia famiglia. Ma non sono stati giorni facili. Sono stati giorni dove non credevo più in me stessa. Dove quando prima vi dicevo credete in voi stessi, io non ci credevo più. Dove non avevo la forza di reagire, dove non avevo la forza di poter continuare a sognare, perché le persone mi hanno augurato la morte, le persone mi hanno detto che non ero capace di fare il pugilato. Però oggi rileggo quelle parole e le rileggo con il sorriso. Perché oggi sono una ragazza, una donna, che porta avanti l'educazione e il rispetto per chi mi circonda. Tutti hanno giudicato il fatto che io non abbia salutato la mia avversaria. Quello sì può essere una mancanza di rispetto, ma sono stata la prima a scendere dal ring e a chiedere scusa. Perché? Non mica sono ritornata indietro, io ho fatto un gesto nel non salutare la mia avversaria perché in quel momento la mia vita si era bloccata, il mio sogno era stato distrutto, tutti i miei sacrifici ancora una volta non erano stati raggiunti e soprattutto non ero riuscita a portare avanti il sogno mio e di mio padre. Oggi vi voglio solo dire che qualsiasi cosa, scelta o occasione vi possa succedere nella vita, pensate con la vostra testa e non seguite la massa. Per favore, ve lo chiedo davvero, con il cuore. Perché il bullismo fa male. Allora, chiedo scusa, Angela adesso è provata e commossa. Io mi permetto di fare riferimento ad un dato, un evento suo personale che probabilmente non è noto a tutti. Allora Angela è figlia di una persona in sedia a rotelle. Purtroppo durante un incidente il papà in giovanissima età è finito in sedia a rotelle ed è stato in sedia a rotelle tutta la sua vita. La storia personale familiare di Angela denuncia una storia di inclusione sociale. Io ricordo e mi permetto di ricordare, di rimandare alla memoria un racconto personale che Maria Rosaria, in tempi in cui noi siamo state molto vicine e molto legate, mi riportò. Ci fu un terremoto, una scossa di terremoto e il fratello di Maria Rosaria, il papà di Angela, era in difficoltà, ovviamente non poteva deambulare, non poteva scappare e tutta la famiglia, tutta, compresa la nonna Angela, si strinse intorno al papà di Angela, i suoi figli, sua moglie, la mamma anziana, nessuno volle lasciare il papà di Angela che non poteva scappare, quindi rischiava in quel momento di morire. Ora io vorrei spegnere le questioni recenti, perché stanno sviando un discorso che è un discorso
una persona che ha vissuto con la disabilità, che ha fatto i conti con le difficoltà, talvolta anche di mancata inclusione. E a questo proposito io volevo chiedere al nostro primo cittadino, volevo chiedere al sindaco se ci sono nel prossimo futuro dei progetti, delle progettualità che cercano di includere le persone con disabilità nelle attività sportive. Grazie. Buongiorno ragazzi, sarò brevissimo perché stamattina è giusto che la vera protagonista sia la meravigliosa comunità educante del Brunelleschi che abbraccia Angela Carini, quindi è il dato più importante. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio il dirigente scolastico, ringrazio l'esercito e sono qui perché giustamente dopo domani ci sarà una bella occasione a Caivano, perché in Angela e queste notazioni che concorrono a qualificare il suo profilo, per chi non lo conoscesse in profondità, ci dimostrano come le scelte di vita legate anche alle vicende strettamente biografiche e familiari poi qualificano quella che è stata la proiezione nel mondo della professione, la vicinanza al mondo delle forze dell'ordine, alla polizia di Stato. E quindi questa bella occasione di sabato per conoscere da vicino i campioni dell'esercito a Caivano, terra che in questi ultimi mesi merita il rispetto e l'attenzione legate anche alle note vicende che conosciamo. Grazie alla professoressa Carini, che io chiamo preside, grazie alla professoressa Carini che sarà indissolubilmente legata sempre a questa comunità scolastica e non solo scolastica. Ebbene, l'inclusione è una chiave di volta che ci permette di capire anche il tema della discussione di stamattina. Siccome non abbiamo molto tempo, io l'impegno che prendo con la professoressa Capone, che ringrazio e sono davvero contento che abbia assunto questo, grazie al preside, questo incarico di costruire ponti con le realtà associative e istituzionali del territorio, e sono certo che farà uno straordinario lavoro che ha solidi fondamenti sulla sua competenza, la sua professionalità e il suo amore per la famiglia. Quindi ci sarà una bella occasione. I servizi sociali comunali sono molto attivi nonostante l'esiguità delle risorse e l'azienda consortile per i servizi sociali sta puntando molto anche sulle occasioni di inclusione globale, al cui interno lo sport rappresenta una scelta fondamentale. E da questo punto di vista credo che non possa esserci miglior testimonial, perciò ci raccordiamo e ci rinviamo un appuntamento ad hoc, anche con le strutture dei servizi sociali comunali e con l'azienda consortile per sviscerare questo tema dell'inclusione, coinvolgendo le studentesse e gli studenti. Credo che Angela abbia vissuto una stagione ricca di emozioni, anche di qualche delusione, ma è stata una grande prova di vita che lei ha affrontato con la serietà, la compostezza e, permettetemi, la nobiltà d'animo che ha dimostrato anche questa mattina come persona che ama uno sport che è la box, che è fatto anche di quei dati che ricordava il preside, ma alla box, e qua potremmo andare all'antica Grecia, alla box associamo il dato di una persona che coltiva quella bellezza interiore oltre che esteriore, quella nobiltà e fierezza, come si chiamava, la calogagatia, una dimensione globale. Ecco, Angela oggi rappresenta questo, con la sua giovanità, si è definita prima una donna, una signora, ma in realtà è una ragazza, che però ha vissuto tante esperienze, anche con il dolore di un amore che si è confrontato con le difficoltà oggettive di perdite degli affetti più cari. Quindi per noi rappresenta un tesoro e ho capito anche un po', non lo sfogo, ma la verve della professoressa Carini che ha voluto ricostruire la durezza di quella proiezione in uno scenario mondiale dove però si è avvertita la solitudine, ed è stato bello poterci confrontare con questo tema. E questo per dire che al di là delle differenze politiche, noi siamo una comunità accogliente, inclusiva. La sua sfidante è venuta a fare anche la star alla settimana della Fashion Week a Milano, quindi non chiudiamo mai le porte a nessuno. Ma un dato, e mi fa piacere che ci sono i rappresentanti dell'esercito, oltre al ricordo della polizia a cui corpo appartiene, un dato è sicuro: l'Italia, la Repubblica Italiana, ha dimostrato nel caso della vicinanza alla nostra Angela il senso delle istituzioni. È il
senso delle istituzioni, al di là di ogni differenza politica, può mostrarsi e strinsecarsi quando dietro le istituzioni ci sono persone che mettono al primo posto i valori umani. Questo è un dato oggettivo che io voglio rivendicare. L'abbiamo fatto anche nel piccolo, Angela è venuta al comune prima della partenza, poi è successo quello che è successo, ma credo che ne è uscita alla grande, pronta dopo questo lavacro, dopo questo bagno fatto anche di polemiche, di strumentalizzazioni, ne è uscita indenne. E noi tutti dobbiamo contribuire, visto che è una figlia di Afragola, a preservare questo scrigno ricco di pietre preziose, le pietre preziose di una sensibilità così spiccata che stamattina è venuta fuori attraverso le sue parole e le sue sane emozioni. Quindi grazie per avermi consentito di partecipare a questa occasione di confronto e di ascolto, e soprattutto grazie perché abbiamo dimostrato tutti insieme, cara Angela, che il liceo Brunelleschi, e mi permetterete, l'intera città di Afragola, ti sono grati e ti vogliono veramente bene. Grazie. Allora, adesso Angela... Allora, adesso Angela accetterà effettivamente l'unico guanto di sfida possibile oggi. Glielo lancio io perché la sfido al braccio di ferro. Allora, facciamo fare le domande ai ragazzi, forza. Lui aveva chiesto. Angela, grazie per tutti i tuoi consigli, grazie. Sì, penso che ognuno di noi abbia ascoltato con grande attenzione la vostra esperienza e soprattutto quello che ha passato quest'estate. Ovviamente, in quanto studenti, non possiamo esimerci da considerare alcune questioni. Vorremmo conoscerla solo per appunto quello che ha raccontato, per i suoi successi e per appunto quello di cui può andare fiero. Però allo stesso tempo ci sentiamo di anche esprimere il nostro parere, ovvero più che altro domandarle cosa effettivamente pensa della campagna mediatica nei confronti della vostra avversaria di quest'estate, e soprattutto se nel caso era necessario appunto posizionarsi contro tutta la diffamazione, la discriminazione, l'odio che anche dalle nostre istituzioni è provenuto e soprattutto dal nostro governo. Adesso le chiedo questo, lei effettivamente, secondo lei, secondo il vostro parere, secondo lei era necessaria una presa di posizione vostra per mettere a tacere tutta questa baraonda mediatica? Grazie. Deve dare un giudizio a tutto questo.
sempre detto, mi dispiace sia per me che per lei, perché ci siamo ritrovate in un boom che in un'Olimpiade è brutto, perché siamo degli atlete che hanno sacrificato tanto, e se siamo qui l'unico nostro obiettivo è quello di raggiungere la medaglia. Quindi ad oggi ti dico che io mi sono sempre immedesimata nell'altra persona e lo farò sempre. Da parte mia c'è sempre stata solidarietà, c'è sempre stata protezione, ho sempre chiesto scusa per non averla salutata e ho sempre augurato un futuro roseo, quindi altro non potrei risponderti. Allora Angela, io adesso ti pongo un quesito molto diretto, in modo tale che tu dai una risposta secca e le polemiche vengono placate oggi qui a casa tua. Allora, probabilmente interpreto il pensiero di tanti nostri studenti che ho sentito nei giorni passati, noi abbiamo conversato nei giorni passati. Dal tuo punto di vista, quindi il tuo sentire, perché loro stanno indagando il tuo animo, stanno indagando i tuoi pensieri, e quindi ti pongo io il quesito in modo diretto. Tu hai delle rimostranze rispetto ad eventuali scelte di genere che ha potuto compiere o che compie quella che è stata la tua avversaria sul ring? Cioè, tu hai antipatia perché la Imanca Liff si presenta in una maniera che certamente non è la mia, vezzosa, vanitosa, e quello? Tu hai, poni questioni di genere? No, assolutamente, non è stata una questione né di genere né di altro. Io ho sempre detto, sono salita su quel ring perché volevo combattere, e volevo combattere per il mio sogno. Di certo non sono stata a pensare a tutto quello che dicevano i media o quello che mi circondasse, quindi quello che ho detto l'ho detto, quello che ho detto è stato sempre la stessa parola: io non sono nessuno per poter giudicare questa situazione, non ho nulla contro la mia avversaria, perché se è lì non è di certo colpa sua, o cioè lei sta lì per combattere e per portare avanti il mio stesso sogno, se è lì c'è chi di dovere che ha scelto e l'ha potuta far combattere. Ho sempre detto sempre questo, quindi la risposta l'ho data. Io non ho mai giudicato e non ho mai detto una parola per inferire la mia avversaria, ho sempre detto mi medesimo anche dall'altra parte e mi dispiace sia per me che per la mia avversaria, perché è brutto che le parole fanno davvero male sia per me che per lei, perché vi ricordo che anche io sono un essere umano. Scusate se riprendo la parola. Per quanto riguarda queste Olimpiadi, sono riusciti anche a mortificare i nuotatori, perché li hanno costretti a nuotare, diciamo, nel fango della selva. Questo per giustificare la spesa di 1 milione di euro per pulire la Senna. Allora, non si è mai vista una cosa del genere. Tenete presente che il presidente Macron in Francia, per quello che ha organizzato, è molto, molto contestato ed odiato, cosa che non ci fanno vedere per la TV. Il problema dove è nato? Voi sapete che ci sono dei comitati olimpici. Quello che dirigeva i giochi olimpici mi sembra che fosse il Cino, no? Allora, quello che ha diretto invece i mondiali di boxe si chiama IBA. Allora l'IBA che cosa ha detto? Ha detto applichiamo il nostro regolamento, che è stato sempre quello: se tu hai, diciamo, delle caratteristiche diverse, non puoi competere con i tuoi simili, quindi sei squalificato e non puoi gareggiare. È il ginecologo dell'IBA che ha dichiarato questo. Basta, diciamo, che si faccia un accertamento. Allora invece il CIO che cosa ha detto? Il CIO ha detto
come succede in America, dice: a noi non ci interessa il sesso, la diciamo la cosa privata della persona, ci interessa se la carta d'identità, che cosa c'è scritto. Allora voi sapete che io potrei sentirmi diverso e chiedo al comune di essere considerato con Ina Giuseppina anziché Giuseppe. E il comune mi scrive Giuseppina, io vado a fare il campionato mondiale. Allora, ecco appunto. Allora, questo non esiste da nessuna parte, noi abbiamo raggiunto il fondo. Vabbè, siamo riusciti a guastare il sogno di Angela, ma Angela come sportiva, voi sapete che gli sportivi insistono e insistono. Angela si prenderà il suo ulteriore titolo mondiale. Tenete presente che, non ve lo dico fra di noi, siccome c'è una corte di giustizia che diciamo sta a Ginevra, loro sicuramente hanno fatto il ricorso, non so se mi sono spiegato, e davanti alla corte di giustizia deve mettere diciamo nero su bianco quello che è successo. Quindi Angela è il solo inizio di quello che è successo alle Olimpiadi. Allora, adesso c'è Raffaele che vuole fare una domanda. Raffaele. Ciao Angela, sono Raffaele, piacere. Senti una cosa la provi su Dingling? Fammi capire. Allora, quello che provo sul ring è un'emozione indescrivibile, no? Diciamo che quando salgo su quel ring per me è un'emozione fortissima, perché tutto quello che ho costruito nella palestra lo posso portare finalmente sul ring e posso mostrare a tutti la mia preparazione. Quindi quando scavalco quelle corde, come diceva, si annulla tutto intorno a me e esiste solo io, il mio avversario e il ring. Allora Angela ha un fan speciale che si chiama Gennaro, il quale vuole scattare una fotografia, e quindi Angela, se puoi raggiungere Gennaro e poi la salutiamo. Anche Raffaele è un fan. Arrabbiata a scuola proprio, ma vado a casa, io in genere mi attendo.
nostro linguaggio del corpo non sempre manifesta ciò che abbiamo dentro, tutto l'amore che abbiamo dentro, e quindi dobbiamo stare attenti perché prima di vedere le persone dovete vedere lo spirito che li possiede, l'anima delle persone. Infatti ho sempre detto c'è un'anima, bisogna ascoltare e tenere presente le esigenze delle anime. Quindi mi raccomando, non dico di diventare un paradiso, ma quasi, va bene? Stessa cosa.
pure che c'ha